Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Si parla spesso di estrogeni e chiaramente molecola indispensabile per tantissime sue funzioni, sappiamo anche solamente a livello cardioprotettivo o sulla plasticità cerebrale, però spesso siamo in condizioni di dover contrastare l'eccesso di estrogeni sia durante terapie ormonali maschili o ancora di più talvolta in quello che sono le terapie sostitutive ormonali nella donna. Il problema è che oltre a esserci un contributo ormonale da parte di terapie, vi è purtroppo un grosso contributo ormonale da parte di estrogeni esterni, sintetici, nemici, di xenoestrogeni. E quindi qui che la nostra, diciamo, attenzione dovrebbe concentrarsi, cercare di ridurre sia l'introito, ma in ogni caso cercare di catabolizzare gli xenoestrogeni. Tra le molecole che spesso vengono proposte, il diindurilmetano, una molecola che è in grado di far sì che l'estrogeno, in questo caso il nemico xenoestrogeno, ma essenzialmente il diindurilmetano lavora sugli estrogeni endogeni di nostra sintesi, far sì che venga metabolizzato in metaboliti meno aggressivi e più facilmente eliminabili, quindi diciamo una sorta appunto di trasformatore degli estrogeni in modo da poterli poi chiaramente eliminare. Il problema è che non vi sono poi delle concrete, diciamo così, basi scientifiche su questo tipo di approccio, non che non sia valido, ma non è sicuramente la strada migliore. Ci sono dei percorsi più semplici dove magari il nostro interesse, il nostro dovere è quello di aumentare la capacità metabolica del nostro fegato, perché introducendo diindurilmetano noi potremmo anche purtroppo avere un'azione quasi di tipo estrogenico da parte di questa molecola. Quindi forse un approccio più intelligente è quello di aiutare l'attività metabolica del nostro fegato, ad esempio con il glutatione. E il glutatione che immaginiamo sempre di tipo iniettivo, con dosaggi di 100-200 mg due volte a settimana, ma il glutatione può essere anche assunto per via orale e non è vero che non ha azione. Il glutatione ridotto è in grado di combattere le attività degli enzimi che lo attaccano, è un peptide, e quindi riesce ad espletare la sua azione. Quindi il glutatione ridotto orale nella forma liposomiale può essere una introduzione di un buon antiossidante che riesce a compiere la sua attività a livello epatico, come anche ad esempio l'abbinamento o l'assunzione di glicina. Quando parliamo chiaramente di glutatione orale ridotto, possibilmente in forma liposomiale, parliamo chiaramente di dosaggi più alti che vanno dai 500 mg a 1 grammo al giorno. Ecco, in questo modo noi potremmo aiutare il nostro sistema epatico a metabolizzare gli xenoestrogeni, quindi poi riuscire ad eliminarli e far sì che non abbiano un'azione aggressiva sul nostro organismo, perché sappiamo che l'eccesso di estrogeno, specialmente se esterno e sintetico, va poi a intercettare i recettori creando dei disequilibri ormonali importanti. Bene, sono piccole pillole per non tediarvi e spero di essere almeno settimanalmente presente nel mio canale di YouTube, che è un po' abbandonato per necessità lavorative. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata, mi scuso anche se non c'è qualità nei video, insomma registro e poi chiudo, quindi mi scuso per questo, non è mancanza di rispetto, insomma, se non ho molte attenzioni nella parte post editing, ma è questione di necessità. L'importante secondo me nella vita è la pratica, quindi se uno deve dare un messaggio, sicuramente se qualitativamente è bello, attira l'utente, come succede anche a me in alcune persone che seguo anche su altri argomenti, con dei bellissimi video di qualità e di post editing importante. Non ho il tempo, ma non perché non ne ho la voglia, quindi non è mancanza di rispetto, l'artigianalità di questi miei video. Vi saluto, vi ringrazio sempre per l'attenzione a chi mi segue e auguro a tutti una buona giornata.